Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di un piccolo drone, ma che mi ha fatto innamorare davvero tanto. È un drone che ha diciamo un interasse di solo 115 mm, quindi è veramente piccolo di dimensioni. Pesa 74 grammi, quindi davvero leggerissimo, ed è prodotto dalla Beta FPV, questo marchio molto rinomato nei micro droni nel campo FPV, che ha dalla sua un'ottima qualità rispetto ad altri marchi, perché è un marchio secondo me che offre davvero tanta qualità, un po' più costoso è vero rispetto ad altri marchi, assolutamente sì, però sicuramente si ha un qualcosa in più dal punto di vista qualitativo, e in più ha dalla sua il vantaggio che vendono direttamente su Amazon, quindi su Amazon Italia possiamo andare a acquistare i loro prodotti che vengono consegnati a casa nostra da Amazon, quindi davvero una cosa secondo me eccezionale questa, perché comunque abbiamo consegne veloci, possiamo fare i resi in caso di guasti, tutto quello che è diciamo i vantaggi di acquistare su Amazon, in più anche i ricambi, le eliche, i telai, i motori, l'elettronica, tutti questi pezzi sono comunque acquistabili su Amazon, ed è una cosa secondo me importantissima avere la disponibilità di acquistare i ricambi di questi mini droni e non aspettare magari un mese per averli o anche di più. Allora, questo mini drone, di cui vi faccio vedere la confezione, poi lo guardiamo insieme da vicino. Questo mini drone, cioè l'HX115, appunto 115 che sono i millimetri dell'interasse, è disponibile in due versioni, la versione diciamo base e la versione HD. Cosa cambia? La versione HD, cioè questa, ha in più una fotocamera che è in grado di registrare in full HD a 60 fps su una micro SD. Quindi una figata pazzesca avere i nostri filmati da editare, condividere, cioè veramente una cosa che mi piace un sacco a me, perché sono amante dei droni FPV, se hanno la possibilità di creare anche un video di un FPV fine a se stesso, sì, mi piacciono, però non mi fanno impazzire. A me fanno impazzire adesso i droni FPV, perché sono arrivati ad un punto che anche un drone tipo questo è in grado di darci qualcosa anche dal punto di vista video, che insieme al discorso FPV rende la cosa veramente interessante. Mentre nella versione non in HD sarà lo stesso identico drone, ma con una fotocamera diciamo classica, che potrebbe essere più interessante per chi proprio è un amante dell'FPV puro, perché comunque darà sicuramente qualcosa in più dal punto di vista della reattività delle immagini all'interno del nostro visore, mentre magari con le versioni in HD si va a perdere un qualcosina, che per uno come me però la cosa mi rende alquanto indifferente, anzi preferisco rinunciare a quel qualcosina di reattività del ritorno video ed avere comunque una qualità video su una micro SD che mi permetta di avere delle immagini poi da editare e condividere. Una cosa e ovviamente anche il prezzo cambia, nel senso che nella versione HD, cioè questa, siamo intorno ai 220 euro, mentre la versione non in HD siamo intorno ai 170, quindi c'è circa un 50 euro di differenza. Ma adesso guardiamolo da vicino e poi vi spiego le caratteristiche tecniche che ha questo piccolo mini drone. La confezione è semplice, troviamo subito il drone, lo mettiamo un attimo da parte. Qua troviamo un interruttore che è collegabile tramite il cavetto al drone, per tramite questo pulsante potremo andare a cambiare le opzioni appunto di questa camera HD. Io non l'ho ancora adoperato perché di default lei è impostata a 1080 60 fps, che è la soluzione massima, poi questo ci permetterebbe di diminuire la risoluzione nel caso volessimo avere una risoluzione più scarsa. Poi troviamo questo pacchetto, il pacchetto delle eliche. La cosa interessante è che ci sono doppie eliche, nel senso ci sono 4 eliche a 3 pale e 4 eliche a 2 pale, sì, perché loro consigliano su questo mini drone le 2 pale se usiamo batterie 4S, mentre se dovessimo usare le batterie 3S loro consigliano le 3 pale. Quindi il loro consiglio è batterie 4S da 450 mAh o batterie 3S da 550 mAh. Poi nessuno vi vieta di usare le 3 pale con le 4S, tipo nel video che andremo a vedere dopo io ho fatto così e mi sono comunque trovato benissimo, però bisognerebbe provare, anche perché secondo me è anche una cosa un po' soggettiva dal punto di vista della guida e della sensazione di un pilota. Poi dopo ognuno secondo me fa quello che si trova meglio. Comunque il video che vediamo dopo sarà con un 4S a 3 pale, poi in seguito faremo altri video in cui lo proveremo appunto con le altre combinazioni. Allora, le modifiche che ho fatto io è stato mettere queste fascette con il tubino termoretraibile con dentro l'antenna, perché questo drone veniva già con la ricevente montata. All'acquisto potete decidere se acquistare la versione come ho fatto io con FR Sky, quindi una ricevente FR Sky, se no potreste acquistarlo con una ricevente Fly Sky o con una ricevente Crossfire, quindi in base alla radio che avete.
quindi le avevo qua i, diciamo, le due antennine qua dietro penzolanti, e erano fissate sì dentro a questo nastro adesivo, ma avevo paura che andavano a impigliarsi nelle eliche, quindi ho montato due fascette con un termo retraibile, quindi le antenne rimangono qua belle rigide e ferme. Poi un'altra cosa che ho modificato, semplicissima, è questa, perché qua dietro abbiamo la capottina che ha una feritoia per fare uscire l'antenna nel caso dovessimo andare a smontare la capottina. Però questa cosa è anche un contro, perché l'antenna scende e esce qua dietro dritta mentre vogliamo, e le eliche ci vanno molto vicino, quindi rischiamo di tranciare il filo dell'antenna. Quindi non ho fatto altro che mettere un tubino in silicone con una fascetta, in modo che non può più uscire da questa feritoia, ma rimane comunque morbida. Queste sono le due modifiche che ho fatto dal punto di vista tecnico, chiamiamolo così. Poi quello che vi dicevo prima, la telecamera di questa versione HD è una Cades Turtle Baby, quindi una camera piccolissima ma che ha una risoluzione alta, 1080 60 fps, ma con un bitrate anche alto, perché arriva fino a 40 bit per secondo, quindi è un bitrate molto alto secondo me. Infatti è un'immagine bella dettagliata, e anche i colori mi piacciono un sacco, sono belli vividi, belli forti, cioè bei colori. Mentre un difetto che in alcune run cam ho notato, che sì, dal punto di vista della qualità dell'immagine non sono male, ma hanno i colori un po' più spenti. Qua invece abbiamo dei colori belli accesi, più belli da vedere, diciamo così. Poi qua abbiamo lo slot della micro SD, non so se lo vedete, quindi mettiamo la nostra micro SD. Poi una cosa interessante che hanno i prodotti FPV, vedete, vabbè, la cura nei dettagli, sono molto curati come prodotti. I motori sono fissati tramite spinette, ed è una cosa che secondo me è interessante, o meglio, interessante e non interessante. Nel senso che è interessante che se andiamo a sostituire un motore Beta FPV, in un secondo sostituiamo il motore, basterà svitare le viti qua sotto, viene via il motore, sfigliamo la spinetta, mettiamo il motore nuovo e in un attimo il motore è sostituito, ed è una cosa secondo me molto vantaggiosa. Però allo stesso tempo, se volessimo cambiare marca di motori, non avremmo quella spinetta, quindi dovremmo tagliare il filo e giuntare i fili con, diciamo, la parte di filo che rimane attaccato alla spinetta. Quindi è un po' un pro e un contro di questi prodotti Beta FPV. Come vi stavo dicendo, il telaio di 115 mm, infatti se lo paragoniamo al Beta FPV 85X4K, quello che avevo già portato sul canale, vedete che il telaio è molto più lungo, sempre piccoli ma molto più lunghi. Infatti qua abbiamo 85 mm, qua ne abbiamo 115. La cosa bella, come vi dicevo prima, che il telaio in carbonio è disponibile su Amazon come ricambio tranquillamente, cioè ve ne danno addirittura 2 con 28 euro se non sbaglio, nel kit di ricambio avete 2 telai con 28 euro, le eliche le trovate su Amazon. Poi vi lascio tutti i link in descrizione nel caso volete dargli un'occhiata. Quindi questa cosa di poter acquistare i prodotti e i ricambi su Amazon è una cosa che secondo me è tanto tanto vantaggiosa, sia dal punto di vista delle tempistiche che dal punto di vista del proprio avere i ricambi disponibili. Quindi ragazzi, questo era solo la presentazione di questo mini drone della Beta FPV, questo HX115 versione HD, un drone che veramente mi ha fatto impazzire, non pensavo fosse così divertente, cioè lo usate in spazi ampi e va davvero di brutto, stabile ragazzi, è fantastico, è incredibile come un drone che pesa solo 74 grammi senza le batterie, quindi arriviamo intorno ai 120-130 grammi con le batterie, poi dipende dal tipo di batterie che andiamo a installarci, però siamo circa su un peso del genere, ragazzi vi farà divertire davvero tanto. Tra poco vi lascio alle immagini del video che avevo registrato prima che ci fosse questa emergenza sanitaria, anche se potrei farlo anche adesso, perché il campo che vedete dove ho volato con questo drone è praticamente adiacente al mio giardino, quindi esco dal mio giardino e sono nel campo, quindi veramente non devo neanche uscire o andare chissà dove, basta che vado nel mio giardino, esco dal mio giardino e sono nel campo, visto che vivo comunque in campagna. Però questo video era stato registrato prima, la parte quella che vedete tra poco, infatti il drone vedete che è già rovinato e tutto, perché è già stato utilizzato appunto per testarlo e capire il suo funzionamento, perché se lo porto sul canale perché penso che un prodotto l'ho testato e ne valga la pena, altrimenti non lo porto sul canale se secondo me non è un prodotto che vale. Quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo mini drone della Beta FPV, come lo vedete dal punto di vista della qualità video, del divertimento, della stabilità
attività in volo, cioè scrivetemi le vostre opinioni, poi scrivetemi se è una cosa che vi interessa, quindi vi porto anche la configurazione collegandolo a Betafly, quindi la configurazione che dovete fare quando vi arriva questo mini drone, che poi è talmente semplice perché lui è già pronto al volo, una volta che lo bindate con la radio praticamente è pronto a volare, cioè ci vuole davvero poco per farlo volare una volta che avete già le vostre cose pronte. Quindi ragazzi, spero di avervi detto tutto riguardo a questo Beta FPV HX115 e adesso non resta che andare a far volare questo mini drone. Ok ragazzi, tutto è pronto, adesso decolliamo con questo mini drone della Beta FPV, l'HX115 HD, comunque prodotti Beta FPV, sempre tanta roba, questo è il mio secondo prodotto Beta FPV e ragazzi ve li straconsiglio perché sono fatti veramente, veramente bene. Quindi ragazzi, decolliamo con questo Beta FPV HX115 versione HD in questa prima prova e test di volo. Ragazzi, decolliamo! Ok. Questo è il primo volo, primo test e il drone mi piace già tanto, devo dire che vola bene, cazzo come vola bene, wow, devo dire che è bellissimo, ragazzi, vola da Dio, è piccolo ma cacchio se vola bene. Allora ragazzi, il drone sta volando benissimo, primo test, questo è già, mi trovo benissimo, sebbene un drone super leggero perché pesa meno di 80 grammi senza le batterie ovviamente, quindi arriverà a circa 150 penso con le batterie, una cosa del genere, e vola davvero bene. Facciamo adesso una acrobazia, opla, wow, tanta roba, ragazzi, piccolo ma guardate com'è stabile, fantastico ragazzi, è fantastico. Un'altra acrobazietta, opla, wow, pazzesco ragazzi, è di una stabilità esagerata, devo dire che è veramente fantastico, fantastico. In questo momento sto montando delle batterie 4S da 450 mAh, sempre della Beta FPV. Loro le consigliano con le eliche a due pali perché comunque nella confezione troviamo sia le eliche a tre pali che le eliche a due pali. Quelle a tre pali sono consigliate per le 3S, mentre per le 4S sono consigliate quelle a due pali. In questo momento però io ho montato le 4S con le tre pali, quindi un po' diciamo non quello consigliato da loro, tanto per capire come vola il drone, secondo me se vola già bene così, quindi se migliora anche tanto meglio. Poi farò le varie prove, ragazzi un drone eccezionale, poi vedremo comunque la qualità video, o meglio voi la state già vedendo in questo momento, la qualità video di questa fotocamera della CADS, la Whoop, che è una camera veramente piccola, compatta, ma che registra 1080-60 fps, guardate la stabilità quando faccio le acrobazie, incredibile, è di una stabilità esagerata, opla, cioè torna perfettamente dritto, rimane comunque perfetto, fantastico ragazzi, è fantastico, se pensiamo che un drone che pesa meno di 80 grammi è fantastico. Poi il bello dei prodotti Beta FPV, che comunque anche il telaio lo si acquista su Amazon, vi lascio tutti i link in descrizione, i telai mi sembra che costano 28 euro due telai, quindi tanta roba, quindi hai voglia di spaccare telai, anche perché comunque la mia prima impressione è che sia anche un drone molto resistente, quindi fantastico, fantastico. Questo è solo un campo ragazzi dove faccio le prove, le mie prime prove ogni volta, perché comunque un drone quando è nuovo va testato in location, secondo me così non si parte subito in location complessa perché non sappiamo come vola, non sappiamo come ci troviamo con quel drone, perché magari uno si trova bene e magari un altro invece si trova male con un determinato drone, quindi secondo me la cosa più importante è sempre provare la prima volta un drone nuovo in una location tipo questa, e guardate che bello che è, fantastico, siamo quasi a 4 minuti di batteria, è vero che non lo sto stressando in maniera esagerata, però secondo me a 5 minuti potrebbe arrivarci con queste 4S da 450 mAh. Proviamo a passare qua in mezzo, opla, oppa, momenti mi schianto in terra perché comunque è bello, ma devo anche prenderci un po' di confidenza perché è completamente nuovo, comunque la reazione
di un drone così piccolo non è uguale a quella di un drone magari un po' più importante. Già un drone da 3 pollici diventa molto più pesante rispetto a questo, quindi tutto cambia. Opla! Bello, bello, bello ragazzi, fantastico, fantastico. Opla! Bellissimo ragazzi, bellissimo. Adesso giro intorno qua. Opla! Aia! Ragazzi, mi sono scentrato. Ho perso proprio il senso dell'orientamento, non capivo più cosa stavo facendo. Andiamo a recuperarlo. Ok ragazzi, allora ragazzi, il drone l'ho recuperato, sto arrivando. Tutto è solo un po' interrato perché comunque c'è la terra e si è interrato, ma non si è fatto assolutamente niente, una pulita con lo straccetto. È vero che qua è terra, erba, quindi non è una zona in cui si possa danneggiare chissà quanto, ed è una bella prova anche per vedere quanto è resistente questo mini whoop, perché comunque questi mini droni hanno anche, diciamo, di contro il fatto che spesso si va ad incidentali perché si osa tantissimo, perché comunque si sa di avere in mano un drone piccolo, compatto e leggero, quindi si ha poca paura nell'osare un po' di più. Io non è che abbia fatto chissà che, ma parlare e pilotare proprio non mi viene bene. Quindi ragazzi, questo era solo un primo video prova, un drone secondo me fantastico, ve lo trovate subito in mano come volete, pazzesco, veramente tanta tanta roba ragazzi, drone incredibile, ve lo straconsiglio, link di Amazon in descrizione, Beta FPV secondo me prodotti di alta qualità, forse un po' più cari rispetto ad altre marche, ma sicuramente prodotti di alta qualità, in più venduti, spediti su Amazon. Quindi tanta roba soprattutto per i ricambi, soprattutto se il prodotto non va lo restituite, classico metodo di Amazon, quindi una cosa che magari su altri store diventa tutto un po' più complicato, anche le eliche disponibili, sia 2 pale che 3 pale, questo vi ho detto, io ho montato le 4S di batterie, ma per le 4S andrebbero montate le 2 pale, quindi dovrò fare anche questo test, mentre le 3 pale sono consigliate per le batterie a 3S. E nella confezione troviamo sia le 3 pale che le 2 pale. Quindi ragazzi, se questo primo volo, primo test di volo con il Beta FPV, questo mini drone che misura solo 115 mm, che pesa senza batterie meno di 80 grammi e registra in 1080 60 fps, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!